Sensibilità ambientale nelle scuole. In occasione del seminario di formazione promosso dal circolo Lega Ambiente di Iesi, abbiamo ascoltato il parere di alcuni protagonisti. Questa due giorni è stata aperta con la proiezione di un documentario, Beautiful Country. Sì, sono Vincenzo Russo del Circolo Azzurro di Iesi. Abbiamo pensato che il motivo più interessante, diciamo, per portare all'attenzione dei cittadini di Iesi questa questione dei rifiuti fosse proprio addentrare il coltello nella piaga, e siamo partiti proprio dalla realtà napoletana. Io sono il vicepresidente di Iesi, ma sono anche nativo di quella zona, e posso dire che è una situazione che mi ha ferito molto. A me mi piange il cuore a vedere tutte quelle cose che abbiamo visto in televisione. Posso dire che però quella terra non aveva meritato questo scempio, che ha delle origini molto complesse, ma alla fine si può riassumere che ognuno di noi, facendo un'operazione differenziata sotto il proprio lavandino, può contribuire a non finire come quello che abbiamo visto in Campania. Secondo lei quindi è risolvibile la situazione in prospettiva anche nella sua città d'origine? Io spero di sì, perché i napoletani poi da sempre, diciamo, hanno fatto la storia anche di colpi di reni favolosi, importanti. Tutto si può riuscire, c'è da pensare che c'è stato un problema politico, anche di speculazione politica, perché probabilmente l'interesse della camorra a risolvere così dei potentati a livello economico per fare o non fare certe cose era importante, e ecco perché qualcuno ha fatto un'operazione ad arte. Parliamo invece del documentario. Che cosa riprende e come è stato girato? Ecco, il documentario riprende proprio le zone del Casertano più interessate da questo problema. Si fanno vedere appunto dei pastori con dei greggi di pecore che da sempre avevano abitato quella zona, costretti ad abbandonarla. Piange il cuore vedere questi animali feriti, diciamo, nel corpo, ma ci feriscono nello spirito. Piange il cuore vedere una terra che fa tre raccolti all'anno, su cui è possibile fare tre raccolti all'anno, e quelle fragole, quei prodotti dell'agricoltura, quelle pesche, tutto quanto che ci va a finire sulle nostre tavole, e quindi ci rende obbligatoriamente compartecipi di una soluzione di questo problema, se non vogliamo far avvelenare i nostri figli nei prossimi anni. Il tema della sensibilità ambientale, dei rifiuti e la raccolta differenziata è sempre più sentito in Italia, soprattutto dopo la vicenda di Napoli, e anche qui a Iesi si sta facendo molto. Le scuole qui a Iesi che cosa hanno in progetto, che cosa faranno nei prossimi mesi? Dunque, questo convegno è stata la prima fase di un percorso che si sta iniziando appunto per questo argomento. La prossima iniziativa sarà quella di riunire i tre istituti comprensivi di Iesi e fare una rete di formazione per insegnanti su quello che è il discorso ambientale e sulle iniziative che possibili nel nostro territorio. Quindi un percorso che trova uniti i tre istituti comprensivi? Sì, si trova uniti i tre istituti comprensivi e faranno delle scelte condivise, appunto, adeguate alle esigenze del territorio in questo momento. Sicuramente sulla raccolta dei rifiuti raccolta differenziata dei rifiuti e sulle varie problematiche che riguardano l'ambiente nel nostro territorio. Tra l'altro la settimana prossima proprio farete una riunione da cui verrà fuori qualcosa di concreto. Sì, appunto, questa sarà la fase successiva al convegno. Questa riunione martedì prossimo si terrà all'Istituto Comprensivo Federico II, chi vuole è libera, la partecipazione è libera per tutte le insegnanti, alle 3:30 del pomeriggio. E si discuterà appunto su quali sono le proposte da mettere in rete per gli istituti comprensivi. I ragazzi come rispondono o come pensate risponderanno?
Penso positivamente, perché i bambini sono sensibili a quelle che sono le problematiche dell'ambiente circostante, perché loro apprezzano la natura, apprezzano quello che è anche la gestione dell'ambiente, quindi sta a noi sensibilizzare, informare e far passare i messaggi giusti in modo che loro poi li possano riutilizzare. Tu sei socia di Lega Ambiente qua nel Circolo di Jesi e senti molto quindi il tema ambientale, magari più di altri tuoi coetanei. Come mai, com'è nata questa sensibilità ai temi ambientali? A parte che sono entrata in questa associazione molto casualmente, diciamo, perché ho conosciuto Vincenzo Russo e facevo parte dell'interprete dal russo all'italiano e al contrario, e quindi dopo mi ha iscritto in questa associazione, visto che in Ucraina, in Russia, in Bielorussia ci sono molti problemi di questo tipo, e vedo che comunque qua in Italia si fa qualcosa mentre da noi non funzionano ancora queste cose, e comunque voglio fare qualcosa per l'ambiente, mi piace questo ruolo, diciamo, e quindi cerco di fare qualcosina, aiutare per esempio nelle riunioni come c'è stata oggi e ieri anche, e cerco di fare qualcosa perché i giovani, sono importanti per il futuro. E io cerco di fare, anche perché sono la più giovane di questa associazione, quindi cerco di fare qualcosa. Quindi ti dai da fare all'interno del Circolo Jesino in Lega Ambiente. E invece per quanto riguarda i comportamenti ambientali, nel tuo piccolo concretamente che cosa fai? Cerco comunque di mettere sempre, per esempio se vado per la strada, la carta, cerco sempre il cestino dove lo posso buttare. Poi a casa mia, per esempio, c'è adesso la raccolta differenziata, quindi cerco sempre di mettere la carta, la plastica, tutto quanto nei diversi cestini. Cerco di fare questo. E invece i tuoi coetanei, secondo te, sentono abbastanza il tema ambientale oppure hanno bisogno di essere sensibilizzati? I tuoi coetanei qui a Jesi? Sì, credo che comunque questa generazione non si occupi molto dell'ambiente, però dovrebbe cercarlo di fare, perché se no noi siamo il futuro. E quindi il futuro dipende da noi, devono cercare comunque di essere più legati all'ambiente e rispettarlo di più.